Sono Simona Vignali e molte persone si rivolgono a me come naturopata per fare detox e dimagrire in modo naturale. Nelle mie consulenze di naturopatia parliamo molto e io faccio tante domande. Indago, mi faccio raccontare le abitudini, lo stile di vita, l'alimentazione seguita. E parliamo anche di una cosa molto specifica. Di cosa si tratta? Lo vediamo in questo video. Ciao amici! Secondo la naturopatia, per dimagrire e fare detox in modo naturale bisogna permettere al corpo di eliminare bene le tossine prima di tutto con i suoi meccanismi fisiologici. C'è un modo per sapere se il corpo è in grado di depurarsi da solo, è un semplice test. È quello che faccio fare alle persone. Al mattino, quando ti svegli, ti senti pieno di energia, con tanta voglia di fare? O ti senti stanco, con la bocca amara, la lingua bianca, gli occhi gonfi, le articolazioni bloccate? Ti guardi allo specchio e non sei al tuo massimo. Magari hai nausea o troppa fame? Vuol dire che il tuo corpo fa fatica a depurarsi e rigenerarsi durante la notte. E attenzione, non è un problema di sonno, ma di digestione. Tutto dipende dalla cena. In particolare ci sono 5 cibi che non andrebbero mai mangiati prima di coricarsi. Vediamo quali sono. 1. Cibi speziati. Ma come, un po' di piccante alla sera non guasta, no? I cibi piccanti sono difficili da digerire e spesso provocano bruciore di stomaco. Rendono il sonno difficoltoso e se il corpo non riposa bene, fa fatica a fare detox. 2. Cioccolato. Ma neanche quello fondente? Ne hai parlato tu in tanti video. Non alla sera. Il cioccolato contiene sostanze eccitanti come la tiramina e la feniletilammina, che potrebbero rendere difficile addormentarsi. E poco sonno uguale poca rigenerazione e cattivo detox. 3. Pizza. No, la pizza non si tocca! Non dico di non mangiare la pizza, ma di fare attenzione alla sera. Deve essere una pizza fatta a regola d'arte, perché se la salsa di pomodoro non è fatta bene, fa venire acidità. La mozzarella è pesante per tutti. Il lievito spesso continua a fermentare nella pancia. Per questo, durante il sonno, il corpo è più impegnato a gestire queste situazioni di emergenza che a fare detox. 4. Alcolici. Ma se non bevo un goccetto alla sera, quando bevo? In ufficio? Consumare alcolici nelle ore serali può decisamente compromettere il detox. Il fegato viene sottoposto a un eccessivo carico di lavoro per metabolizzare l'alcol e non ha più altre risorse per fare il suo detox quotidiano. Niente detox, niente dimagrimento naturale. 5. Carne rossa. Ma stasera avevo prenotato la bisteccheria. La carne rossa è pesantuccia e impegna eccessivamente i meccanismi della digestione, rallentando il detox. Meglio optare per qualcosa di più leggero, come proteine vegetali, legumi, uova, carni bianche o pesce. L'importante è mettere il corpo nelle condizioni di fare il suo detox quotidiano. Allora sarà più facile smaltire non solo le tossine, ma anche il grasso. Ma ricordate, non basta evitare questi 5 cibi per assicurarsi un buon detox. Bisogna anche cenare almeno 3 ore prima di andare a dormire. Così facendo, il corpo avrà il tempo di digerire la cena e poi durante la notte di smaltire le famigerate tossine. Adesso che conoscete questi 5 alimenti che bloccano il detox naturale, condividete questo video e aiutate anche altre persone a evitarli. E già che ci siete, aiutate anche me e il progetto di divulgazione del canale. Mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Potete anche partecipare al crowdfunding del canale abbonandovi con un piccolo contributo mensile. Un grazie a tutti gli amici che mi stanno già sostenendo ogni mese. Chi vuole approfondire la salute naturale trova i link ai miei libri ed ebook in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Smaltire, no.